Buongiorno, buongiorno. Destro, sinistro, antipasto misto. Sì, è venerdì, oggi le diciamo tutte. Ma ci svegliamo. Forza! Oh, né lui non è lui. Certo che è lui. Lo schiso. Ma che schisata stamattina! Ha fatto lo schiso. Ah. Sì, è venerdì. No! Vabbè. Sta pieno. Ma Sta che pieno. bestia! Aia! Ma sei stupida? Ma Ma bestia! sta pieno di figa, ma come devo fare la mattina? Di corsa sotto la doccia! Ah, sotto la doccia! Sotto la doccia! Elicottero! Nonno check. Oh, sei sveglio? Panzerotto. Sei sveglio, no? Oh, Va via! buongiorno. Buongiorno! Buongiorno. Sì. 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 È venerdì. Bravo. Dai, ti lascio dormire che ti riposi almeno, eh? Va bene? Panzer? Panzer? Il panzer dorme! Il panzer dorme! Mattina, eccola qua l'appunto di nonno a un sistema nuovo. Buongiorno, punto! Buongiorno, un cazzo. No! Ma come mai? Punto, accenniti! Mamma mia! E adesso dove andiamo? Ed è già fanculo. No, anche l'appunto mi manda a fanculo, incredibile! Vabbè, vado, va! Via. Ho fatto il pieno al puntone del nonno. Così è contento, ragazzi. Non potete pensare quanto è contento quando vi faccio il pieno sulla macchina. Così voglio di più a fare anche i video, a fare le cose, perché condivido con lui anche, no? Quello che entra. Adesso è una cavolata, ho fatto il pieno, ma delle volte qualche soldino gliel'allungo. Quindi deve essere fatta così una cosa. Quindi vai, 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 vai. Anche scrocchella, ho scroccato anche il pieno. Sto pieno va. Mamma mia, come va? Come va, ragazzi? Se avete un appunto, una Ferrari, una Porsche, quello che è, partite sempre a cannone, sempre a cannone, non vi fate tappare le ali. Bene, stamattina il discorso è proprio calzante. Ho letto l'oroscopo, diceva sta stronza o sto stronzo che l'ha scritto, perché solo uno stronzo, guarda che capelli a pavone che ho. Solo uno stronzo lo può scrivere. Yacht in un ristorante esclusivo, sono solo sogni per voi che avete un lavoro qualunque come tutti gli altri. Raga, non vi fate infinocchiare a sti stronzi. Sognate anche la mattina, sognate. Tanto ci si arriva, ci si arriva. Date retta, non date retta da ste stronzate. Si inclina la luna, casca Plutone, arriva su Marte. Ma vaffanculo, raga, sognate e combattete per i vostri sogni. Stop. Io c'ho una cosa per te. Eccola, la magliezza! Sei contento? Sì, Sì! venerdì! Ciao! Saluta, vai la maglietta. Ciao ragazzi! Chi era? La La cigna! numero uno! La Sì, è numero uno, guarda! venerdì! Sì, è venerdì! È un giorno grigio. È un giorno un pochino triste. Era! Pappagallo in pulcicera! Dio! Oh, mi fa bestemmiare il segno! No, volevo sentire se No, funzionavano i scende che pistoni. fa da me! No, no. Allora va là! Che col muso? E con che ci vuoi? Con che c'ho la G? Col muso, con E che? dopo? E dopo di dietro! E poi? E tu vai a fanculo! Oh! La manovra perfetta. Tutto Dai a dire, tutto sotto, tutto sotto. Tutto sotto, dai. come la fa? Avanti do. Avanti com'è? Avanti, addirittura lo stesso e Ah, beh, davanti! Wow, quanto si incazza! Va bene? Oh! avanti!
merda! Affanculo! Il dico sta sostenendo, non l'ho detto! Il dico viene dietro, va avanti! Ma che è? Questo fa il salame, felice? Vieni a vedere! Ma un lavoro di niente! Vieni a vedere! Uno lascio la testa! Dai, là! Guarda di qui c'è scritto! Ma io non ci vedo! 52 euro, t'ho fatto il pieno! T'ho fatto il pieno, vedi? Ah, vedi quanto è contento! Oh, ricordi che la macchina c'era 30 euro consumato? Sì, ci credo! Sì, sì! 50 euro del pieno! Io sarà più di 20 giorni! L'ho fatta alle 8 della mattina, dormivi! Alle 8 della mattina è scroccato! Scroccone! Leva sto mano! Scrocchella! Leva sto mano! Scrocchella dormiva e c'era il pieno la benzina, vedi come lo guarda adesso? Sei contento o no? Non ci vedo, io sono contento, e la prima mai! Sì! Alle 10 c'è la diretta. Sì, ma questa diretta Instagram, c'è anche Roberto Ferrari. Ma chi? Quello che fa le macchine Ferrari, chi è? Più o meno. Ah sì, allora, più o meno? Più o meno lui. Sì. 22 diretta. E domani c'è... Che è questo, no? Ma che è? Senti un po'. Per tu. Domani mangiamo. E come, mangiamo, morimo? Senti un po'. Ferma, se Dio campo! No! Andiamo al VAR. Si è sentito qualcosa. Ammonito. Alla prossima va fuori, eh? Ok? Ha capito? Non ho segnata, eh? No! Reazione! Incredibile, reazione! Reazione! No, vabbè, ma questo non ha capito. Reazione adesso. Lo scrivo ammonito al minuto decimo. Ecco, sto scrive. 7, sono io il numero 7. Sono io il numero 7. Ma questo è 7 della capoccia. No! Che stai a fare o no? Mannaggia! Oh! Cavolo di coglione! Ma che stai a fare? Lasciala via! Che ti trema il braccio! Ti trema? Oh! Da, stavolta ti trema il braccio o no? Oh! No! Ma perché? No, stavo scherzando! No, il coltello no, eh! Beh, allora basta! Ma ti trema un po' il braccio, ti trema! Che ti trema? Il capo! No! Oh no, com'è? Dov'è taglia? C'è lo stecchino, e lo stecchino mi invia. E come la fa? Come la fa? O da mangiare lo stecchino. Carzughe? Oh, carzughe. Oh, io delle volte, raga, passo il tempo qua in camera dei nonni a pensare, a rilassarmi. Ah, ma perché sento sto odore? Quando ero piccolo, sento l'odore proprio del profumo dei... Boh, non so come spiegarvi. Quando ero piccolo stavo sempre qua dentro. Mi raccontavano le storie. Io ho vissuto tanta della mia infanzia con i nonni. E dico, fortunatamente, che bello. E quindi quando sto qua, ritorno bambino un pochino, penso. E niente, ecco, volevo condividere questi momenti belli che penso tutti hanno vissuto, no? E per il resto alle 22 ci vediamo in diretta. Belli carichi, ragazzi. Perché Roberto farà anche delle domande, saremo io e il nonno. E niente, c'è proprio l'odore, il profumo, perché dico odore, vabbè, profumo di nonni, che bello. Ma va via, ma che di coglione, no, fai per difetto, ma aspetta tutta la settimana. No, mi ha mollato tutto, no. Sì, venerdì. Ciao a tutti, ci vediamo domani mattina molto presto, un sabato. Sabato, anzi, domani torna sabato, ragazzi. Per lo scorso sabato ero molto in relax. Da domani rinizia il sabato con l'abito. Quindi, panda, dormì. Ci vediamo domani, anche oggi giornata super bella, super carica, e ricordatevi,
Anche se adesso rompono le scatole, questa parola positivo, positivo, trovate sempre qualcosa di positivo in tutto quello che fate, in tutte le giornate che passate, perché quella è la chiave per affrontare la giornata e per far sì anche che vi avvengano delle cose belle. Quindi, raga, questo è il segreto di Pulcinella, però è vero, raga, è vero. Che voi pensate? Che anche io delle volte non so triste o mi gira il culo, però guardo sempre il bello, la positività. Buonanotte, coccodrilli.